Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13° Est, frequenza 12.149. Marino Vigna, siamo qui, Marino, siamo qui 70 anni di Felici Gimondi, sono tre giorni di festeggiamento. Il ciclismo sa festeggiare i suoi campioni? Ma penso che sia un onore che gli dobbiamo, perché Felici ha dato molto allo sport italiano ed è rimasto continuamente in contatto col mondo del ciclismo. Ancora adesso si dà da fare per i giovani, perciò veramente è un esempio per tutti, è una festa che merita, penso che tutti quelli che sono qui lo siano proprio col cuore, perché merita molto. Siamo qui con Ernesto Colnago. Ernesto, questa sera qui a festeggiare 70 anni di un grande campione, Felici Gimondi, una bella soddisfazione penso anche per un corridore e un campione come Felice. Guarda, Felice merita questo e altro. Felice è un esemplare nella vita, per i giovani che dovrebbero imparare da lui. Per lui oggi cosa vuoi, non è mica, è un traguardo volante il suo, quindi percorso il traguardo lontano ancora. Ho avuto la fortuna di avere una grande famiglia, le auguro Felice tanta salute, perché i suoi figli e tutta la famiglia intera l'adora per quello che ha fatto. E noi che siamo qua oggi per festeggiarlo, diciamo prova Felice per quello che hai fatto per l'Italia. E vorremmo che ce ne fossero ancora di Gimondi ancora. Siamo qui con Domenico De Lillo. Domenico, 70 anni di Felice Gimondi, un campione che ha scritto veramente anche la storia e grandi festeggiamenti in suo onore. Certo, anche perché io ho vissuto 5 anni con Felice, la Bianchi, Gavis e poi un ricordo indelebile, la sua prima riunione in pista, era appena passato professionista. Allora io in un passaggio durante una gara a punti gli sono passato sotto e gli ho dato una leggera spinta, e quello che mi ha meravigliato è stato che dopo la corsa è venuto a ringraziarmi. Felice, tanti auguri per i tuoi 70 anni, però ricordati che io ne ho appena compiuti 75. Paolo Savoldelli, siamo qui. Paolo, 70 anni, Felice Gimondi, tu hai vinto Giri d'Italia, hai vinto tante gare. Questa sera sei qui a festeggiare un campione che ha scritto la storia e Bergamo lo festeggia alla grande. Ma un'occasione incredibile, Lombardia che parte da Bergamo per festeggiare questo suo 70° compleanno, che capita proprio con un Lombardia anticipato, e siamo qua a festeggiarlo. Felice è stato un grande, noi di Bergamo diciamo, abbiamo cercato di imitarlo anche se non era facile. Siamo qui con Felice Gimondi. Felice, 70 anni, tanti amici, un grande festeggiamento, una città tutta per te. Tanta emozione, purtroppo peggio di quando dovevo affrontare il campionato del mondo, devo affrontare il palco, sai, 70 anni non hai più gli anticorpi come prima che erano reattivi, adesso si sono un po', mi emoziono facilmente, quindi speriamo bene. Felice, quando eri piccolino amavi il ciclismo, ti sei appassionato a bici e sei partito. Pensavi di arrivare a questo punto? No, ma vorrei dire che questo è un traguardo importante soprattutto non solo a livello atletico, ma anche la mia famiglia e la società che vivo, e vorrei dire a sto punto qua che sono un uomo felice. Onorare il compleanno di Felice Gimondi, quindi domattina dal centro di Bergamo, insomma, si inizierà presto verso le 8:30, i campioni sfileranno sul sentierone, andranno a foglio di firma, quindi ci sarà la possibilità oggettiva di vederli dal vivo, di scattare qualche foto. Certamente insomma è una grande festa e oggi per lui è un traguardo importante. Felice Gimondi.
Giro di Lombardia parte domani, insomma è tutto il motore partito da lì, no? Dalla data esatta che è domani. Oggi però insomma, sono qua tutti gli amici, tutti i campioni, tutti gli avversari, sono tutti coloro che hanno amato in qualche modo. Quindi ci sono. Sì, non pensavo di avere tanti problemi a tutta questa gente qua. Questa sera sono qui per festeggiarmi. Devo dire la verità, sono enormemente emozionato, molto di più. Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.